Noi siamo Antonio Santoro, Antonin Lambert, io lavoro all'Arci, lui collabora con l'Arci attraverso Migreurope, un'associazione francese che si occupa di immigrazione. E abbiamo portato qua a Bari il progetto Boats for People. Quindi Boats for People è questa coalizione di associazioni, lottiamo per la libertà di movimento ora nel Mar Mediterraneo e speriamo di diffondere le attività della coalizione anche in altri mari, in altri posti nel mondo. E lottiamo per i diritti dei migranti chiamati irregolari o illegali e per far rispettare il loro diritto a raggiungere l'Europa in sicurezza. Esatto, poi ci poniamo vari obiettivi nel corso del nostro progetto. Partiamo dall'ultimo, fare rete, come amiamo dire noi. Bisogna trovare competenze e persone disponibili ad appoggiare il nostro progetto e a portare avanti questa campagna che, grazie a Dio, abbiamo già avviato con un discreto successo, possiamo dire ormai. Più o meno, la principale azione è stata il viaggio di questa goletta nel Mar Mediterraneo, sulle coste italiane e tunisine, per incontrare la gente delle coste, le associazioni che lavorano con i migranti e creare questa rete che potrà dopo aiutarci a andare avanti nella nostra lotta. Controllare i controllori, un'altra parola d'ordine di Boats for People, e denunciare le responsabilità, come dice giustamente Filippo Miraglia, responsabile dell'immigrazione dell'Arci, denunciare le responsabilità dei governi europei, perché se muoiono 16.000 persone nel Mediterraneo, come è successo ad esempio l'anno scorso durante la guerra in Libia, con tutto il Mediterraneo mappato dai governi, che sapevano ogni foglia, il mare, perché ce ne sono molte di foglie che si muoveva, eppure ci sono 16.000 morti nel mare, e di chi è la colpa? Diciamo ormai del governo, il governo italiano, il governo francese, il governo tunisino, il governo greco. Queste responsabilità sono importanti, secondo Per me. questo che lottiamo anche per denunciare gli accordi di riammissione che esistono tra diversi paesi dell'Unione Europea e del sud del Mediterraneo per respingere i migranti più facilmente e rimandarli nel loro paese subito dopo che loro siano arrivati, rischiando la vita. Abbiamo due simpatiche iniziative, cioè, abbiamo fatto in collaborazione con vari artisti un disco di Boats for People, qui ad esempio No Brai, non mi ricordo ora altri gruppi, ognuno con una canzone, e vendiamo questo CD sul nostro sito, costa 10 euro. Varie forme di finanziamento, in qualsiasi modo se è possibile aprire soldi. Tutte queste informazioni sul sito che è www.boatsforpeople.org. Esiste in 6 lingue, quindi tanto Esatto. in italiano, più in francese, in inglese, più in arabo. Tedesco. Ecco, grazie Grazie a Lampas. Grazie a voi.